Ciao, sono Valentina di Forum Salute. Come stai? Ecco qualche veloce e semplice consiglio per farti sentire un po' meglio. Si sa che salute e bellezza vanno spesso a braccetto, quindi è possibile fare qualcosa per sentirsi subito più giovani e belli? Ma certo che sì. Ecco 7 buone abitudini da mettere in pratica. Fai una ricca colazione. Un caffè non basta. Meglio accompagnarlo con dei grassi buoni e proteine, ad esempio quelli dello yogurt, con vitamine e sali minerali derivanti dalla frutta secca e dei carboidrati come i fiocchi di cereali e le fette biscottate. Con una colazione del genere darai una buona sveglia al tuo metabolismo e alla tua giornata. A proposito di metabolismo, mangia più spesso. Più i pasti sono frequenti, più lui si accelera. Non imbottirti a pranzo e cena, soprattutto concediti dei piccoli spuntini spezzafame, sani come lo yogurt, la frutta secca, le barrette a base di semi. Capisco che un panino al salame possa essere più stuzzicante, ma ti assicuro che anche questi hanno un loro perché. Previene gli attacchi di fame. Prima di cascarci in pieno, in preda al calo glicemico, gioca d'anticipo consumando uno spuntino salutare. Del resto, dovresti sapere a che ora del pomeriggio ti arriva quella classica voglia di qualcosa di dolce. Non fare ginnastica a stomaco vuoto, ma prima dell'attività fisica fai uno spuntino leggero con antiossidanti, ad esempio una porzione di mirtilli e proteine. Vanno benissimo un po' di mandorle o un quadratino di cioccolato che è strafondente. Il concetto è che per bruciare delle energie devi prima incamerarle, altrimenti quell'ora di sport per il tuo organismo diventa un'ora di stress. Non esagerare con i carboidrati, dal pane alla pasta, passando per i dolci, ogni tipo di carboidrato va considerato alla stregua di un piacere per il palato. Tradotto, consumali con parsimonia e in porzioni controllate. Cura il tuo relax. Per ritrovare l'equilibrio, no a TV, PC, WhatsApp e Facebook. Invece sì alla buona musica, a un libro avvincente, a un bagno caldo o a un pisolino. Tu mi dirai, e chi ce l'ha il tempo? Ma qui si tratta di un quarto d'ora al giorno solo per te. Davvero non riesci a trovarlo? Infine, costruisci il tuo rito della buonanotte da seguire quando sei in casa. Ad esempio, vai a letto sempre alla stessa ora e una mezz'oretta prima preparati, indossando il pigiama, gustandoti una tisana rilassante, spegnendo il cellulare ed eventualmente concedendoti un pediluvio rigenerante. Non ci crederai, ma queste semplici abitudini possono davvero fare la differenza nella tua vita. Prova a seguire questi consigli, spero possano aiutarti a farti sentire un po' meglio.